Miyazaki è oggi uno tra i più influenti registi e produttori cinematografici al mondo. Ecco, in questo video, la classifica delle 10 opere più importanti del regista. Numero 10. Nausicaa della Valle del Vento. La storia si svolge dopo una terribile guerra nucleare che ha stravolto l'ecosistema. L'obiettivo della protagonista Nausicaa è aiutare animali e uomini a tornare uniti. In un clima apocalittico, il messaggio di Miyazaki è quello di non lasciarsi mai andare nelle difficoltà, ma soprattutto coltivare i propri sogni. Numero 9. Porco Rosso, uno tra i classici del maestro giapponese, narra le vicende di un pilota della Prima Guerra Mondiale, trasformato in un porco e costretto a vagare sotto spoglie suine tra malinconia e forte ilarità. Al numero 8. Si alza il vento. Dopo questa pellicola, nel 2013 Miyazaki si ritirerà dal cinema. È un film biografico sulla vita di un ingegnere aeronautico. Lo stesso Miyazaki è un grande appassionato di aerei, un film più adulto ed educativo degli altri. Al numero 7, Laputa e il castello del cielo. Pellicola commovente che al suo interno fonde tutte le componenti del cinema di Miyazaki: drammaticità, amicizia, amore ed ilarità, ed una colonna sonora da favola. Al sesto posto, Ponyo sulla scogliera. Film datato 2008, narra la storia d'amore tra una ragazza pesce e un ragazzo in carne ed ossa. Tema trattato con tenerezza di quello che potrebbe rappresentare realmente oggi e in passato l'amore oltre un semplice pregiudizio. Da ricordare ovviamente è la colonna sonora, pura poesia, sempre in stile Miyazaki. Al numero 5, Kiki consegna a domicilio. La streghetta Kiki e il suo inseparabile gatto Gigi inizieranno a 13 anni a consegnare pacchi e richieste ai vari clienti, fino ad affinare i propri poteri nel volo e nella magia. Una storia che fa sorridere, una storia di amicizia e di amore, in pieno stile Miyazaki. Al numero 4, Il mio vicino Totoro, il film più iconico della produzione Miyazaki. Le due bambine protagoniste si trasferiranno in campagna, mentre la loro madre soffre di una terribile malattia. Qui incontreranno Totoro, protettore della foresta, e figura magica che permetterà alle due di estraniarsi dalla difficile realtà in cui stanno vivendo. Al terzo posto, La principessa Mononoke. San vive con i metalupi e odia gli umani, un film dal concreto diretto significato, un mondo che cade sotto la cupidigia e l'odio dell'uomo, contrapposto all'ambiente della natura, privo di vizi, selvaggio, la lotta tra il bene e il male, la lotta tra uomo e natura, quanto mai attuale. Al numero 2, Il castello errante di Howl. La giovane Sophie viene resa vecchia per un sortilegio e prende servizio al castello di Howl, un mago misterioso che combatte le forze oscure. Splendidi personaggi, tra cui ci sono demoni, streghe e spiriti del fuoco, che cambieranno per sempre, in modo inesorabile, la vita della protagonista Sophie. Al numero 1, La città incantata, capolavoro insuperato di Miyazaki. In Giappone ha superato per incassi e visibilità Titanic. Chihiro si troverà a dover fronteggiare numerose avventure in compagnia di un suo amico in un mondo parallelo, in cui vivono esseri spettrali e figure macabre. Una sorta di odissea in pieno stile Miyazaki, ispirato all'epopea di Alice in Wonderland.